Buongiorno, benvenuti a We Like Volvera per la lettura del libro Nel mare ci sono i coccodrilli. Vi devo però prima di iniziare la lettura delle ultime pagine, siamo quasi arrivati alla fine di questo libro avvincente, vi devo chiedere scusa del ritardo, ma purtroppo mi sono dovuto assentare proprio poco prima delle 11, dell'inizio della diretta prevista dal calendario di We Like Volvera per un impegno non differibile. Quindi vi chiedo veramente scusa, ci rimane ancora comunque un po' di tempo che ci permetterà di giungere alla fine dell'avventura di Ayatollah Akbari. E non potevamo appunto rinunciare a vedere qual è la conclusione di questa grande avventura che si preannuncia, diciamo, positiva, pur dopo aver superato tante difficoltà. Ecco, non metto più tempo in mezzo, il tempo che abbiamo già perso, e quindi riprendiamo la lettura del libro dal punto in cui eravamo arrivati la settimana scorsa. Era andato a buon fine il viaggio per attraversare l'Adriatico, per arrivare in Italia, perché questa era poi la meta finale di Ayatollah, e si è reso conto che in effetti l'Italia era il paese ideale, dove fermarsi. È stato accolto bene, ha avuto quindi grandi speranze, e quindi ha trovato anche una famiglia che l'ha accolto, per cui è stato al massimo delle sue aspettative. Così è cominciata la mia seconda vita, dico. O perlomeno quello è stato il primo passo. Perché ora che ero stato accolto a casa di Marco e Danila, ecco, a casa di Marco e Danila dovevo tentare di restarci. E restarci voleva dire non farsi espellere dall'Italia. E non farsi espellere dall'Italia voleva dire ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. Il primo problema è stato la lingua. Io parlavo pochissimo italiano. Tutti quanti ci siamo concentrati perché lo imparassi meglio. Leggevo a malapena i caratteri latini e confondevo sempre lo zero con la lettera O. Anche la pronuncia era difficile. Forse è meglio che tu vada a fare dei corsi, ha detto Danila. Scuola? Ho chiesto io. Scuola, ha detto lei. Ho alzato il pollice per dire che ero contento. Mi è tornata in mente la scuola di Quetta, quella dove andavo a sentire i bambini giocare. Preso dall'euforia, di corsi ne ho scelti tre, perché avevo paura che uno non fosse sufficiente. Così uscivo con Danila la mattina, quando lei andava a lavorare alle 8, poi stavo in giro fino alle 9:30 e frequentavo il primo corso al CTP Parini. CTP significa Centro Territoriale Permanente. Una cosa che c'è a Torino, sì, ma forse anche in altra città, almeno credo. Poi uscivo. Raggiungevo un'altra scuola, frequentavo il secondo corso, uscivo di nuovo, raggiungevo l'ASAI, frequentavo i corsi di italiano dell'ASAI nel pomeriggio. E a quel punto, felice e stremato, tornavo a casa. 6 mesi così. Intanto il mio amico Payam continuava a farmi da interprete, quando non sapevo cavarmela da solo. Ad esempio a casa, quando qualcuno doveva dirmi qualcosa e io non capivo, lo chiamavano al telefono e lui traduceva. È successo che Danila lo chiamasse per sapere cosa volevo per cena, anche se cosa mangiare non era certo un problema per me, bastava fosse qualcosa che riempiva bene la pancia.
A giugno ho dato l'esame di terza media. Anche se i professori del CTP non volevano, dicevano che era presto. Ma questo è per quella questione del tempo che non è uguale dappertutto nel mondo. A settembre mi sono iscritto alla scuola superiore, una scuola per operatore dei servizi sociali. E ho fatto subito una figuraccia. Ossia, credo di averla fatta, perché io a volte non me ne accorgo quando capita qualcosa di buffo o di strano. Anche perché se me ne accorgessi eviterei di farlo succedere e di sentirmi preso in giro, eccetera. Capita che l'insegnante di igiene mi chiama alla lavagna e mi chiede di fare delle cose, non ricordo, qualcosa che aveva a che fare con la chimica, dei calcoli, ma al posto dei numeri c'erano delle lettere o non lo so. Ho detto che non ci capivo nulla. Lei mi ha spiegato, ma io ho detto di nuovo che non avevo capito nemmeno la sua spiegazione. Allora lei mi ha chiesto: ma che scuola hai fatto? Io ho detto che non ero andato a scuola. Lei ha detto: cosa? Io ho detto che avevo fatto 6 mesi di scuola di italiano e poi l'esame di terza media da privatista. E tutto lì. Lei ha detto: ma prima? Io ho detto che prima non avevo fatto nulla, che sì, ero andato a scuola in Afghanistan, nel mio paesino, con il mio maestro che non c'era più, e nient'altro. Lei si è tutta agitata. È andata dalla preside a lamentarsi e per un attimo ho avuto paura di essere cacciato via dalla scuola, che per me sarebbe stato un dramma, dato che la scuola era l'unica cosa che mi interessava. Per fortuna è intervenuta un'altra insegnante che ha detto di avere pazienza, che avremmo fatto un passo alla volta, che igiene e psicologia potevano anche aspettare e che avremmo dato la precedenza alle altre materie. Così, visto che nella mia scuola c'era un ragazzo un pochino disabile e lui aveva un sostegno, mentre io no, per alcuni mesi ho sfruttato l'occasione e nelle ore di igiene e psicologia sono uscito dalla classe e ho studiato con lui. Qui abbiamo di nuovo Fabio Geda che conversa con Enayatollah e gli chiede qualcosa durante la fase di stesura, raccolta delle informazioni e stesura della traccia del libro. La lingua, Enayat, mentre parli e racconti, penso che non stai usando la lingua che hai imparato da tua madre. Al serale, adesso, stai studiando la storia, le scienze, la matematica, la geografia e stai studiando quelle materie in una lingua che non è quella che hai imparato da tua madre. I nomi dei cibi non sono nella lingua che hai imparato da tua madre. Scherzi con gli amici in una lingua che non hai imparato da tua madre. Diventerai uomo in una lingua che non hai imparato da tua madre. Hai acquistato la tua prima macchina in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando sei stanco, ti riposi in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando ridi, ridi in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando sogni, non lo so in che lingua sogni. Ma so, Enayat, che amerai in una lingua che non hai imparato da tua madre. Ricordo che il primo anno mi sono trovato male con i compagni, perché a me piaceva parecchio andare a scuola. Per me era un privilegio. Studiavo tantissimo e se prendevo un brutto voto andavo subito dall'insegnante a dire che volevo recuperare. E agli altri dava un sacco di fastidio questa cosa, e anche quelli più piccoli di me dicevano che ero un secchione. Poi è andata meglio. Ho fatto amicizia, ho imparato molte cose che mi hanno costretto a guardare la vita con occhi diversi, come quando ti metti un paio di occhiali da sole con le lenti colorate. Quando studiavo igiene ero stupito da quello che mi dicevano, perché lo paragonavo al mio passato, alle condizioni in cui avevo vissuto, al cibo che avevo mangiato, eccetera. Mi sono chiesto
com'era possibile che fosse ancora tutto integro. Ero alla fine della seconda quando è arrivata una lettera a casa che diceva che dovevo presentarmi a Roma per incontrare la commissione che avrebbe stabilito se potevo ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. L'aspettavo, quella lettera. L'aspettavo perché a CTP Parini avevo conosciuto un ragazzo afghano che era arrivato in Italia poco prima di me e che aveva una storia molto simile alla mia. Così tutto quello che capitava a lui, beh, dopo poco capitava anche a me, tipo essere chiamato per i documenti e cose del genere. Lui aveva ricevuto la lettera alcuni mesi prima. Era andato a Roma, aveva incontrato la commissione e la risposta era stata: niente rifugiato politico. Ricordo la sua disperazione quando era tornato e me l'aveva detto. Non riuscivo a capire perché non gliel'avevano concesso. Se non l'avevano concesso a lui, non l'avrebbero concesso neppure a me. Ricordo che si prendeva la testa tra le mani, questo mio amico, piangendo, ma senza lacrime, piangendo con la voce e con le spalle, e diceva: ora dove posso andare? Un giorno sono partito in treno con Marco e Danila e ho fatto al contrario la strada che avevo fatto per arrivare da Roma a Torino. Ci siamo presentati puntuali in questo palazzo, in una zona che ora non ricordo. Abbiamo atteso un pochetto, poi hanno chiamato il mio nome, che è rimbombato per tutto il corridoio. Marco e Danila sono rimasti lì. Io sono entrato. Siediti, mi hanno detto. Mi sono seduto. Quello è il tuo interprete, hanno detto, indicando un ragazzo vicino alla porta. Ho detto che avrei preferito fare senza, grazie. Parli bene l'italiano, quindi, hanno detto. Ho risposto che sì, lo parlavo abbastanza bene. Ma non era solo quello. Se parli direttamente con le persone, trasmette un'emozione più intensa, anche se le parole sono incerte e la cadenza è diversa. In ogni caso, il messaggio che arriva somiglia di più a quello che hai in testa rispetto a quello che potrebbe ripetere un interprete, o no? Perché dalla bocca dell'interprete non escono emozioni, escono parole, e le parole sono solo un guscio. Abbiamo chiacchierato per 45 minuti. Ho raccontato tutto, ogni cosa. Ho raccontato di Nava, di mia madre, di mio padre, del viaggio di quando dormivo lì, a Torino, a casa di Marco e Danila, e degli incubi che agitavano le mie notti, quasi come il vento aveva agitato il mare tra la Turchia e la Grecia, e che in quegli incubi fuggivo, e fuggendo cadevo dal letto, spesso, oppure mi alzavo, strappavo via la coperta, me la avvolgevo attorno alle spalle, scendevo le scale, aprivo la porta del cortile e andavo a dormire in una macchina. E tutto questo senza rendermene conto. Oppure piegavo i vestiti da una parte, ordinati, e mi sdraiavo in bagno, in un angolino. Ho raccontato che cercavo sempre gli angolini per dormire. Ero, come si dice, un sonnambulo. Ho raccontato tutto questo e a un certo punto lui, il commissario, mi ha detto che non capiva perché dovevo fare il rifugiato politico, dato che in Afghanistan non c'era una situazione così pericolosa per gli afghani, in fondo, e che io sarei potuto benissimo restare a casa mia. Allora ho tirato fuori il giornale. Era un quotidiano di pochi giorni prima. Ho indicato un articolo. Il titolo era: Afghanistan, bimbo talebano sgozza una spia. Il giornalista raccontava di un ragazzino senza nome che era stato ripreso dalle telecamere mentre tagliava la gola a un prigioniero urlando: Allah Akbar.
La sequenza era stata diffusa dalla propaganda talebana nelle zone di confine pakistane. Nel video si vedeva il prigioniero, un uomo afghano, ammettere le proprie colpe davanti a un gruppo di militanti, tra cui c'erano molti adolescenti. Quindi la parola passava al boia, un ragazzino davvero, piccolissimo, con addosso una giacca mimetica di alcune taglie troppo grande. «È una spia americana», diceva il ragazzino armato di coltellaccio rivolto alla telecamera. «Gente come questa merita la morte». A quel punto un talebano sollevava la barba del condannato mentre tutti urlavano «Allah Akbar, Dio è grande!» E il ragazzino affondava la lama e sgozzava l'uomo. Ho indicato l'articolo. Ecco, ho detto. Sarei potuto essere io, quel ragazzino. Che permesso di soggiorno come rifugiato politico mi era stato concesso? Beh, me lo hanno detto qualche giorno dopo. È stato durante il terzo anno delle superiori che ho pensato fosse giunto il momento di provare a contattare mia madre. Avrei anche potuto cercarla prima, ma solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, solo dopo aver recuperato in fondo al barile la serenità necessaria, ho ripreso a pensare a lei, a mio fratello e a mia sorella. Per tanto tempo li avevo cancellati. Questo non per cattiveria o cosa, ma perché prima di occuparti degli altri devi trovare il modo di stare bene con te stesso. Come fai a dare amore se non ami la tua vita? Quando ho capito che in Italia stavo davvero bene, ho chiamato uno dei miei amici afghani di Qom, uno che aveva il padre in Pakistan, a questa, e ho chiesto se era possibile, secondo lui, che suo padre cercasse di mettersi in contatto con la mia famiglia in Afghanistan. Ho detto, se tuo padre riuscisse a trovare mia madre, mio fratello e mia sorella, io potrei pagarlo per il disturbo e fargli avere i soldi sufficienti a portare con sé tutti loro a Quetta. Gli ho anche spiegato come raggiungerli, dove abitavano e via dicendo. Lui, il mio amico in Iran, ha detto, per me è complicato spiegare tutte queste cose. Guarda, ti do il numero di telefono di mio zio e di mio padre. Li chiami in Pakistan e lo fai tu, va bene? Allora ho chiamato suo padre e lui è stato gentilissimo. Ha detto di non pensare ai soldi, che se loro erano in Afghanistan, in quella piccola valle, che non sapevano se ero vivo o morto, così come io non sapevo se loro erano vivi o morti, beh, per lui andare a cercarli era un dovere. Ho risposto che gli avrei lo stesso pagato il viaggio e le spese, anche se per lui era un dovere, perché il senso del dovere è una buona cosa, ma anche i soldi sono importanti. E poi era un viaggio pericoloso quello che stava per fare, in una zona di guerra. È passato diverso tempo. Avevo quasi perso le speranze. Poi, una sera, ho ricevuto una telefonata. La voce roca del padre del mio amico mi ha salutato. Sembrava vicinissimo. Mi ha raccontato che era stato difficile trovarli perché erano andati via da Nava e si erano trasferiti in un villaggio dall'altra parte della valle, ma che alla fine ci era riuscito e che quando aveva spiegato a mia madre che ero stato io a chiedere che loro si spostassero a Quetta, beh, lei non ci aveva creduto e non voleva partire. Aveva faticato a convincerla. Poi ha detto, aspetta, voleva passarmi al telefono qualcuno. E a me si sono riempiti gli occhi di lacrime, perché avevo già capito chi era quel qualcuno. Ho detto, mamma. Dall'altra parte non è arrivata nessuna risposta. Ho ripetuto, mamma. E dalla cornetta è uscito solo un respiro, ma lieve e umido e salato. Allora ho capito che stava piangendo anche lei.
Ci parlavamo per la prima volta dopo 8 anni. 8. E quel sale, quei sospiri erano tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi dopo tanto tempo. Siamo rimasti così, in silenzio, fino a quando la comunicazione si è interrotta. In quel momento ho saputo che era ancora viva e forse lì mi sono reso conto per la prima volta che lo ero anch'io vivo. Non so bene come, ma lo ero anch'io. Il libro è arrivato alla sua conclusione. L'autore ha ancora scritto una nota che vi vorrei leggere. E Ayatollah ha finito di raccontare la sua storia poco dopo aver compiuto 21 anni, forse. La data del suo compleanno l'ha decisa la questura, 1° settembre. Ha appena scoperto che nel mare ci sono davvero i coccodrilli. Molto bello, non è vero, questo libro? Emozionante e carico di umanità. Direi che un insegnamento se ne può trarre, cioè la speranza non deve mai essere persa, la speranza non deve mai morire, deve essere coltivata nel proprio cuore, nella propria mente, perché se si vuole davvero una cosa, quando si ha una grande motivazione per giungere a destinazione, allora sì, nessun ostacolo è troppo grande. Grazie dell'attenzione. Speriamo di potersi risentire appena possibile, magari di persona. Grazie, grazie veramente di tutto. E da Silvano Perti, Biblioteca di Volvera, Centro Anziani di Gerbole, Zucche e Volvera, vi saluto. Vi invito soltanto nella giornata di oggi, c'è ancora un appuntamento. Il primo appuntamento sarà alle ore 16 con l'associazione Mia, che vi proporrà la meditazione della risata. Grazie ancora, arrivederci.